Come abbiamo sentito, l'Expo è stato uno dei temi principali al centro dell'incontro tra Roberto Maroni e José Barroso. Sentiamo quindi l'intervista all'amministratore delegato e commissario unico Giuseppe Sala, che ci parla dello stato dell'arte dell'esposizione internazionale. Un incontro con il corpo consolare, lei ha annunciato che ormai stiamo toccando il 130° paese che aderirà all'Expo. Siamo a 129, ormai siamo vicini all'obiettivo e quindi ci aspettiamo di poterlo annunciare presto, prima anche di alcuni momenti importanti che avremo. Avremo il 1° luglio una conferenza con i presidenti delle regioni e avremo il 7 di luglio la visita del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri alla regione di Monza. Ecco, speriamo che per quelle date potremo avere il 130° paese. Appuntamenti che avranno l'obiettivo di far conoscere soprattutto i contenuti dell'Expo. Sì, il primo particolarmente avrà lo scopo di spiegare anche alle regioni e di raccogliere opinioni su quello che potrà essere il contributo delle regioni sia all'interno dell'evento e quindi nel padiglione italiano, sia per la promozione territoriale. Il secondo invece avrà veramente lo scopo di dare un segno politico importante, promuovere l'esposizione universale e, come ha detto il Presidente Maroni, anche dare l'avvio a un tour internazionale di promozione dell'evento. Siamo a buon punto con i lavori dell'Expo. Stiamo onestamente recuperando dopo alcune settimane di vera crisi dovuta al maltempo. Ora il tempo è buono, ma soprattutto stiamo mettendo più gente, le nostre aziende che lavorano in appalto e in subappalto, sta mettendo più persone. Da domani avremo addirittura turni 6 giorni su 7, dalle 6 di mattina alle 22 di sera, e un turno un po' ridotto la domenica con 100 persone in più, quindi stiamo onestamente recuperando.